Venerdì 11 giugno, siamo svegli dalle 4 di mattina, fra qualche minuto partiamo. Prima tappa, Piazza del Duomo Milano, arriviamo a Bologna, 260 km, l'Enduro's Dream ha inizio. Sono le 3:15 del pomeriggio, abbiamo abbondantemente superato la prima metà del percorso, 181 km. Ora ci dirigiamo verso i colli bolognesi per poi scendere verso Bologna. Abbiamo utilizzato metodo, vento in faccia tutto il tempo, ma abbiamo resistito. La prima giornata è finita, è stata una giornata molto intensa, siamo partiti da Piazza del Duomo per terminare in centro Bologna, ci abbiamo messo 9 ore e 44, abbiamo percorso circa 245 km, dislivello non altissimo, però è stata la giornata che a me preoccupava più di tutti e vediamo domani che ne sarà di tutte le salite che faremo sugli Appennini. Bologna, secondo giorno e seconda tappa, oggi iniziamo la Via degli Dei. Sarà una vera avventura quest'oggi in quanto non conosciamo il percorso, ma sappiamo che ci sarà veramente un gran dislivello sotto un sole battente e proveremo a dare il meglio. La seconda tappa di oggi è giunta al termine, 70 km, 2000 metri di dislivello e con questo caldo l'idratazione con isotonic drink è stata fondamentale. Il peggio alle spalle, ci siamo lasciati dietro pendenze del 30% per un totale di circa 1500 metri di dislivello. Il traguardo ormai si inizia a intravedere perché Firenze dista circa 20 km, quindi siamo carichissimi e non vediamo l'ora di ripartire. Finalmente dopo 2 anni siamo riusciti a realizzare il nostro sogno, ovvero arrivare a Firenze tramite la Via degli Dei. Sono stati 380 km fatti in 3 giorni oggi, il più massacrante di tutti, il più inaspettato perché pensavo anche fosse tutta discesa, ma è stata solo salita, difficoltà tecnica altissima, sono caduto, ho rotto la forcella, ma grazie a Enervit siamo riusciti a non mollare mai, ci hanno supportato in tutto, ci hanno dato ogni genere di assistenza, di consiglio sia nutrizionale sia tecnico e quindi grazie veramente a loro per la realizzazione del sogno.